Cioè, prima è blu e si riempie tutta. Okay. Poi diventa verde e il cuore dentro inizia a pigliare intensità. Poi diventa giallo e già non riesce più. E l'ultima parte la vedi da lontano il rosso. Okay. C'è un piccolo riflesso. E la luce è molto calda, è una delle più complete. Okay. Come aspetto luminoso. Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MyGrass. Oggi siamo qui per parlare di qualcosa di un po' diverso rispetto al solito, ovvero l'illuminazione. Siamo qui con Marco. Ciao Vale, ciao a tutti gli amici del canale di MyGrass. Grazie per l'invito. Per grazie me a te. Un piacere e un onore essere in una delle realtà più storiche di Milano come MyGrass. Grazie ancora. Grazie a te per aver accettato il nostro invito e soprattutto ci aspettiamo che oggi ci spieghi qualcosa di innovativo come sempre Lumatech è riuscito a portare. Partiamo allora. Siamo contentissimi di avere qui Marco con Lumatech. Così subito possiamo partire con le domande e prima di tutto ti chiederei di fare un po' un'introduzione sull'azienda e i vostri prodotti, come è nata l'idea di Lumatech. Risalendo alle origini di Lumatech dobbiamo andare in California nel 2004, dove i soci fondatori di Lumatech in quel momento vivevano in California, sono tutti coltivatori, quindi sappiamo bene che prodotti vogliamo dare proprio per le necessità dei grower che viviamo noi stessi in primo luogo. E in quel momento lì nel 2004 è stato presentato il primo alimentatore elettronico sul mercato e hanno fondato Lumatech Ltd nel Regno Unito nel 2004 proponendo il primo alimentatore elettronico, tuttora uno dei prodotti di riferimento per chi pensa a Lumatech, perché sono stati venduti più di 1 milione di esemplari nel mondo. Arriva subito alla massima efficienza molto prima di un elettromagnetico. Il peso è molto ridotto, non scalda, la temperatura, anche il rumore, questo è totalmente silenzioso. E in più anche il rispetto della vita utile della lampada. Quanto si può utilizzare una lampada su un... Quando su parliamo di HID, come appunto per esempio una HPS Lumatech come questa, 600-240 volt, in genere più di 2 o 3 cicli si inizia ad avere una perdita di prestazioni in qualsiasi caso. Lo stesso succede con il CMH, soprattutto quando il CMH è usato con il super lumen, è la lampada di questa categoria che forse meno va usata con super questo lumen. Sì. Stiamo parlando di lampade che devi comunque cambiare più o meno ogni anno, mentre invece con i LED parliamo di una durata di vita molto più lunga. I LED Lumatech hanno 5 anni di garanzia nella gamma Zeus 465 600, e a breve uscirà anche la versione 1000 watt. 5 anni sono anche per gli alimentatori, mentre invece la linea Actis, pensata invece per ambienti di coltivazione più piccoli come questo Actis 300, ideale per un ambiente di coltivo da 1 metro per 1 metro, e invece hanno 3 anni di garanzia. Una domanda che ci fanno sempre anche in negozio: ho un ballast Lumatech elettronico 600 watt, compro la lampada a HPS da 600 watt. Sì. Posso farla andare a 250 o devo comprare anche la lampada a 250? Puoi farla andare anche a 250. Tieni presente che in questo modo la vita utile non è del tutto compromessa. Il fatto di però utilizzare la stessa con tanti cambiamenti di IE porta comunque a uno stress per la lampada. Allora Marco, adesso è arrivato il momento delle CMH, che ti vedo che ne vuoi parlare, perché anch'io le conosco poco, sul mercato se ne vedono poche, conosco pochissime gente che le usano, quindi sono molto curioso, spiega a me e a tutti le CMH. Quando è stata introdotta sul mercato la tecnologia CMH veniva un po' a migliorare le prestazioni delle lampade alogene metalliche, con la differenza che avendo una base in ceramica permette di avere uno spettro luminoso diverso, molto più completo, ed è una tecnologia molto completa, forse di questa categoria quella che permette di arrivare a risultati qualitativi migliori. Ti permette di consegnare una quantità di luce di radiazione fotosintetica attiva più completa, più simile a quella alla luce solare. Infatti se tu la vedi poi la accenderemo, poi la sicuramente. Come tipo di luce, è molto calda. E proprio quando era in pieno auge e si stava diffondendo, sono arrivati i LED. Ci devi spiegare bene i parametri con cui si può valutare un LED, cosa c'è da guardare appunto sulle caratteristiche tecniche, come si può anche confrontare con l'HPS per vederne appunto la convenienza e magari anche che differenze ci sono con il classico LED a diodo, i primi che erano usciti, oppure poi l'ondata dei cob LED che voi non utilizzate, e quindi spiegare i motivi per cui vi hanno spinto a scegliere questo tipo di tecnologia.
il LED non è una novità sul mercato, i primi erano una tecnologia che ancora non era sufficientemente sviluppata, avevano uno spettro luminoso che non era completo, si bruciavano in fretta. I nostri LED arrivano da un anno e mezzo di studio con un team di ingegneri che sono i nostri partner produttori. Quando arriva il momento di paragonarlo a un HPS, insomma, i vantaggi sono tanti. Diciamo che è più facile parlare dell'unico svantaggio, che è esattamente l'investimento iniziale, ma una volta che uno si fa bene i calcoli, capisce qual è la spesa totale, la spesa totale dell'optare per una tecnologia o un'altra, il LED è una tecnologia che adesso si è sviluppata e si è imposta nel mercato e a nostro avviso si è imposta per rimanere. C'è stato poi il passaggio, il momento dei COB, che era una tecnologia comunque interessante, ma anche lì, quanto a tutti i vantaggi che hai oggi con un LED come termini di spettro luminoso completo, vita utile e consumi, adesso siamo arrivati a dei livelli che l'HPS insomma resta una tecnologia molto indietro. Perché? Perché con un sistema LED tu oggi puoi fare il ciclo completo. Boh, difatti abbiamo consigliamo in genere che si usino a un 25% di intensità per la fase di germinazione, per i cloni, un 50% per la vegetativa e un 100% per la fioritura. Questo lo puoi controllare sia con un regolatore che hanno simile agli alimentatori, sia con il Control Panel Plus, che è un dispositivo, una centralina che permette di controllarne 100 alla volta o anche 400 alimentatori alla volta. Però per il caso dei LED, uno dei vantaggi è anche che la distanza può rimanere sempre costante, in genere consigliamo che sia tra i 30 e i 50 centimetri. Un altro dei grandi vantaggi della tecnologia LED è la diffusione dello spettro luminoso. Con il LED la diffusione è molto più omogenea rispetto a un HPS, che tutti i sistemi di luce ovviamente agli angoli hanno delle perdite. Ovviamente. Quando tu fai un controllo tra HPS, MH, CMH e un LED, vedi che la diffusione di luce in un LED è molto più omogenea. Le perdite agli angoli ci sono, è ovvio che ci sono, sarebbe una bugia non dirlo. Invitiamo comunque chi usa i LED a abituare prima di tutto a smettere di pensare in termini di lumen, perché è un'unità di misura che va per l'occhio umano e non è interessante per la pianta. Noi vogliamo capire di che cosa ha bisogno la pianta per crescere, no? Quindi parliamo di fotosintesi, parliamo di micromol. Micromol come si misura? Con PPF, che è il flusso di fotoni che invia direttamente alla pianta, e il PPFD, che semplicemente è la densità per metro quadro di fotoni. La vita utile è imparagonabile, sai, passiamo da più o meno sono 24.000 ore per una lampada nel migliore dei casi a 60.000 ore, coperte anche da un'offerta di garanzia leader nel mercato di 5 anni. Lattice, giusto? Sì. Quanto consuma, il consumo effettivo e in che spazio di coltivazione si potrebbe utilizzare? Gli Lattice 200 e 300 sono pensati per più che altro spazi di coltivazione più amatoriali, per il settore hobby, come lo definiamo, una potenza di 2.3 micromol per joule. Lattice 200 ideato per ambienti più piccoli, 0,60-0,80, un 0,80 in vegetativa, un 0,60 in fioritura, non hanno bisogno di riflettori come tutti i sistemi LED, altro vantaggio rispetto alle HPS, magari consigliabile comunque che le pareti dell'ambiente di coltivo sempre siano riflettenti. Ovviamente. E invece il Lattice 300 per ambienti fino a un metro per un metro o 0,80x0,80. Al momento questo arriva a un IP20 come impermeabilità, mentre invece la versione Pro sarà un IP65. Per la linea Zeus al momento abbiamo disponibile la 465, sia standard che Pro. L'inizia già esserci una differenza di qualità e quantità dei diodi che porta a un'efficienza maggiore. Nel caso degli standard siamo a 2.3 micromol per joule, mentre invece per il Pro, che è questo che vediamo acceso ora, si arriva a un 2.7. sia nella linea 465 pensata per 1,20 m per 1,20 m, sia la linea 600 Pro e standard, che invece è pensata per 1.5 e 1.5. in futuro uscirà anche lo Zeus 1000, che sarà disponibile in due versioni diverse. Una è pensato più per, ovviamente, per impianti industriali. Una avrà un'impronta luminosa di 2 metri per 1,5 m, sono 10 barre da 100 watt. E poi invitiamo soprattutto voi che avete esperienza nel settore a provare il 1000 CO2. Per quanto la CO2 non sia non sia necessaria nei sistemi LED, in questi sistemi LED, nel 1000 CO2 lo sarà, perché si tratterà di un dispositivo con 10 barre da 100 watt cada una nella struttura del 600 Pro, che è una struttura che al momento ha 6 barre da 100 ed ha una grandezza
di più o meno 1,10 m per 1,20 m, quindi è molto intensa come diffusione di luce, per quello deve essere obbligatorio la CO2, certo. Perché altrimenti la pianta soffrirebbe uno stress a non poter realizzare tutta la fotosintesi che la luce le sta demandando. Come si può vedere, già lo spettro luminoso dei LED è molto completo, sia per la crescita che per la fioritura. Certo, quindi si può usare la stessa macchina per lo stesso sistema per tutte le fasi. Come potete vedere, lo spettro luminoso del Pro è più completo ancora per la fioritura. Quindi direi che abbiamo parlato di Lumatec a 360 gradi e non solo degli alimentatori come di solito siamo abituati. E ringraziamo Marco per essere stato con noi e averci fatto un po' da guida dentro tutti i prodotti che fa la Lumatec. E vi ricordo che se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, la campanella delle notifiche e di mettere like. Grazie mille della possibilità, grazie agli amici di MyGrass. Vi ricordo che potete trovare tutti i prodotti Lumatec disponibili nei negozi MyGrass e sul sito. E per qualsiasi altra esigenza, sul nostro sito di Lumatec potete trovare tutte le schede tecniche dei prodotti, manuali, per te, in caso di dubbi, o se no scriveteci nel caso di questioni più particolari. Quindi un saluto a tutti e ciao ragazzi. Ciao, grazie.